Possiamo senz'altro sintetizzare la liturgia della parola di oggi con un termine di sintesi, il perdono. La liturgia ci invita a riflettere sul perdono. Diciamo subito che c'è un pericolo di rimanere nella teoria, perché in questo momento siamo qui in chiesa. Eccetto che abbiamo portato dietro di noi delle storie particolari, ma adesso è facile parlare di perdono. Poi vediamo domani, dopodomani, quando ci troviamo nel concreto della nostra vita, a dover dire io adesso devo perdonare. Quindi apparentemente il discorso può essere teorico. E in realtà anche la domanda di Pietro posta così, dopo che Gesù aveva parlato di altri argomenti nel 18° capitolo, sembra una domanda così, quante volte devo perdonare? Gesù risponde con un numero, non 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè devi perdonare sempre, quindi sembra rispondere genericamente. Poi c'è questa parabola in cui, vedete, viene paragonato il perdono di questo padrone che è grandissimo, è enorme, con la miseria di quell'uomo che aveva un debito piccolino e manda in carcere il compagno solo per un debito piccolino. È una sproporzione, ma è una sproporzione che ci porta a una sproporzione più grande. Quanto è grande il cuore di Dio, quanto è piccolo il cuore dell'uomo. Il cuore di Dio è così grande da mandare suo figlio a morire per noi. Il cuore dell'uomo è piccolo, pensa alle piccole cose sue e forse è incapace, ecco, di vivere un perdono che si confronti con quello di Dio. Che cosa è successo? È successo che in qualche modo il peccato ha limitato la nostra capacità di relazionarci con gli altri. Il peccato ha limitato il nostro cuore, lo ha reso ripiegato su di sé, spesso lo ha reso incapace di guardare oltre le sue piccole cose. Ecco allora questo servo che è incapace di dire io ho avuto condonato un debito enorme e mando in carcere un mio amico per pochi spiccioli. Ma se guardiamo un po' tutta la nostra vita, spesso è fatta da questa incapacità di dilatare il nostro cuore. E nella seconda lettura San Paolo sembra voglia invitarci proprio a questo, quando dice nessuno vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, ma sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. E lo diciamo, l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, diciamo che il peccato in qualche volta limita, in qualche modo limita questa immagine e somiglianza di Dio, e cioè effettivamente non riusciamo più a vivere per Cristo e morire per Cristo. Siamo durante la novena di Padre Pio da Pietrelcina. Cioè siamo in un momento particolare in cui vogliamo cercare di attualizzare, di rendere presente questa spiritualità così intensa di Padre Pio. A volte ci si domanda, ma che cosa dice Padre Pio all'uomo di oggi? Padre Pio dice all'uomo di oggi quello che è avvenuto nella sua storia, quella capacità di Dio di dilatare enormemente il suo cuore. C'è quel brano bellissimo in cui una figlia spirituale dice io non sono capace di amare Dio perché Dio è troppo grande, è troppo immenso, e Padre Pio dice devi essere come una conchiglia nell'oceano. La conchiglia non può pretendere di contenere tutto l'oceano, però se apre e chiude le sue valve, tutto il mare la può attraversare. Tu devi essere così, devi permettere all'amore di Dio di attraversarti. La spiritualità di Padre Pio
è fondamentalmente una spiritualità basata proprio su questo attraversamento amoroso. Se noi guardiamo proprio le caratteristiche del suo epistolario, anche certi fenomeni mistici che Padre Pio racconta, ha avuto la capacità di lasciarsi attraversare completamente da Dio. Apparentemente è un discorso molto alto, perché noi facciamo tante cose nella nostra vita, siamo presi da mille cose, spesso il nostro cuore, ecco, è preso da altro. Oggi Padre Pio ci invita proprio a questa riflessione. Ci fa domandare che capacità abbiamo di dilatare il nostro cuore, di far sì che Dio possa attraversarlo. Attraversarlo con la parola, con quella consolazione che non riusciamo a trovare altrove, attraversarlo con quella pace interiore che non riusciamo a trovare con le cose esteriori. Chiediamo a Dio quella forza di dare al nostro cuore la capacità di far radicare se stesso nella nostra vita. La grande forza di Padre Pio era questa costante presenza di Dio nella sua vita, che non lo escludeva dalla vita di tutti i giorni. Padre Pio era veramente uomo, Padre Pio si sapeva commuovere per tante situazioni, era attento alle situazioni di tutti quanti. Io ricordo, eravamo piccoli, venivamo da scuola a salutarlo dopo la scuola e lui si fermava, domandava come stai, come sta tuo fratello, cosa avete fatto a scuola. Cioè era la persona che era capace di interessarsi persino di un bambino che tornava da scuola. Oppure quando c'erano anche tante altre situazioni drammatiche, sofferte, Padre Pio non faceva mai mancare la parola di consolazione. Quando Raffaelina Cerase gli scrive il suo dramma interiore per tanti problemi di famiglia, Padre Pio dice: io sto soffrendo veramente con te. Ecco, avevi il cuore aperto. Però poi pian piano dice: però guarda, questo cuore attraversato dal dolore, attraversato dalla sofferenza, è visitato da Dio. Proviamo allora a rileggere questa parabola, questo invito al perdono, a partire dal cuore che noi abbiamo, che è un cuore visitato da Dio, un cuore nel quale Dio ha radicato il suo modo di essere, il suo modo di pensare. In questo modo il perdono non diventa il mio perdono, la mia capacità di vincere quel po' di rancore, di orgoglio, di superbia, ma diventa il perdono di Dio. Il padrone che dice al servo: va, io condono interamente il tuo debito. Questa totalità nella risposta può nascere solo da una totalità che viene da Dio. Proviamo adesso, continuando questa Eucaristia, a metterci davanti a Dio. E così come siamo, con la rabbia, con la sofferenza, con i rancori che ci portiamo dentro, proviamo a metterci davanti a Dio con le preghiere che nascono. Ieri sera ho partecipato all'adorazione della croce. Quante preghiere che arrivano qui a San Giovanni Rotondo, quando ho bisogno di aiuto. Non fermiamoci alla singola preghiera, non fermiamoci alla singola storia di dolore che attraversa la nostra vita. Lasciamo che adesso sia Dio a radicarsi dentro di noi e a farci guardare la sua storia come la guardava Padre Pio. L'Eucaristia che facciamo è proprio questo Dio che entra, si radica nella nostra storia per rendere il nostro cuore capace di amare come era capace di amare il Signore Gesù.